giovani, sono Riccardo e questo è Gamespatia e siamo sulla partita e puntata finale di Crash Bandicoot 3 Warped. Inizio con lo scusarmi quello che è successo nell'episodio precedente, cioè il taglio di un quarto circa dello schermo. Purtroppo il PC mi ha fatto un brutto scherzo, io non ho un secondo monitor per controllare che stia registrando correttamente, tempo al tempo, signori. E ahimè non mi sono accorto quindi della registrazione. Come vedete, salvataggi di backup non ne ho, ma ora lo vado a fare. E mi dispiace che la qualità chiaramente dell'episodio 9 e della penultima puntata sia chiaramente inferiore rispetto a tutte le altre, vero Polpo? Lui conferma. Io faccio un salvataggio di backup, così nel caso in cui dovesse succedere un casino simile ho il salvataggio di backup. Spero che se state vedendo sta cosa non servirà. E detto questo e fatto questa piccola postilla, e recatevi le mie personalissime scuse per quello che è successo, farò in modo che non succeda mai più, ma purtroppo non ho un'equipe di tecnici a gestirmi il tutto, quindi gestisco tutto io, è molto complicato come dico spesso nei miei video, quindi qualche magagna tecnica esce. Non vi tedio oltre e andiamo subito con il livello 21, Gone Tomorrow è il secondo livello del futuro e ultimo livello basato sul futuro. E prendiamo le gemme e poi la reliquia. E prima andiamo di gemme. Scusatemi, stavo ragionando sulla registrazione. Ci sono. Se fosse tutto ok, c'ho un po' le paranoie, ma credo che il problema l'ho risolto. Prium, non ho tempo da perdere. Dai, su. Via. Chiaramente questo è come i cristalli, nulla di nuovo. Abbiamo però adesso la gemma verde che ci permette di fare e di ottenere le due reliquie. Io non ho mai capito perché qui... Ah, lasciamola disattiva, guarda. Uno e due, perché in teoria quella cassa tu non dovresti distruggerla. Questa qui. In modo da arrivare a quella in cima, ma col cannone ci dovrei comunque arrivare. Comunque andiamo avanti, dai, non ci facciamo troppe domande, facciamolo molto easy sto livello, non è nulla di complesso, quindi andiamo abbastanza veloci. Oggi tra l'altro tante cose belline sta puntata, con il raggiungimento del 105% e quindi della schermata e del bonus finale abbastanza inutile ma bellino da vedere di Crash Bandicoot 3 Warped. E un segreto finale che non so in quanti di voi effettivamente conoscono. Questa TNT lasciamola, ci serve per dopo. È piaciuta? Ci serve per dopo, per quando appunto recupereremo la gemma verde dovremo rifare il livello. Allora qui fatemi ricordare un attimo come funziona. Vabbè, cannone a me. Wow. Plop. Qui si può attivare pure, mi pare. Ho fatto qualche gaffe tremenda. Via. Ah no. Ok, era... Me lo ricordavo un po' più complicated. No, non è... Crash fa gli scattini? Mi perdi frame? Hai visto Polpo come perde frame Crash? Tu non perdi mai frame, sei sempre immobile, vai a un FPS, quindi. Per checkpoint potevo lasciarlo, in realtà, per rendermi la vita più semplice. Ma in realtà, distruggendo un po' tutti i nemici, me la sto già rendendo più semplice. Non a caso, lo sto buttando tutti via. Gemma verde, eccoci qui! Beh, tutto colorato verde speranza! Numero uno. Io salto, ma... No, vabbè. Qui! Oh. Che cazzo ho fatto? Eccoci qui! Mamma mia, ti butto giù, che ne dici? Ma sì. Non facciamo cretinate mentre siamo verso la fine qua. Oddio, verso la fine. L'ho appena iniziato, ma non dovrebbe essere lunghissimo. Infatti mi sa che già là è già finito. Quindi c'è la gemma. Via! Oh.
attivo tutte le cassicine e via. Eccola lì, la cassa che ci mancava. Cioè, oddio, quella più un'altra più quella nella parte della prima verde. Verso l'infinito e oltre, l'ho fatta apposta in silenzio. Era molto divertente che sparisse Crash dalla visuale. Bene, 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 dai, 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 stiamo andando bene. Merda, mi sono lasciato morto. Aspetta. Aspetta, perché qua deve andare proprio giù, giù, giù. Bene. Ora le distrugge. Eh no, quelle casse non sono prendibili in un altro modo. Non sapremo mai cosa c'è in quelle casse. Io qui mi sono lasciato morto. Poi io col cazzo che mi rifaccio tutta l'aria, Scusami, ma mi rompo proprio i maroni. Ecco, questo checkpoint potevo lasciarmelo, per dire. Andiamo molto, molto, molto. Togli di cretino. Vabbè, però. Col cazzo. Bene. Ok, ultima aria. Non lo so, mi sento cagato. Cioè, poi nella reliquia non fai tutto il livello senza morire. Però non lo so. Quando prendo le casse senza checkpoint vicino sono più cagato. Vorrei essere più cagato con le reliquie, invece no. Forse perché sono abituato ai timing delle reliquie, visto le volte in cui l'ho provate. Shit! Che cazzo ho dimenticato? Cazzo! Lo rifaccio e vi faccio vedere solo le casse, chiaramente, che ho missato. Super cut! Ecco cosa ho missato, signori. Ecco cosa ho missato. Vedete, lì arriviamo con la gemma verde e qui ci sono le casse. Taglio fino a qui. Cristo, Cristo, non me l'ha manco preso. Come mi ha preso? Si è allungata alla fine. Ok. Quindi, torniamo indietro. Quindi estremamente attenzione. Minchia, meno male che devo fare estremamente attenzione. No, ma io me lo ricordavo. Arriviamo alla fine del livello. Ok, ed eccolo qui. Va bene, piccolo intoppo, ma ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta. Poteva andare estremamente peggio, Dai, 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 su, 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 su. Papara, 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 papara. Grandissimo. Ok, se avete visto un piccolo cut, volevo assicurarmi che la registrazione non andasse a puttane pure oggi. Reliquia, appunto. Andiamo straveloci con la reliquia. Potrei puntare a platino su questo. È una di quelle veramente complicate, ma potrebbe tranquillamente puntare a platino. Togliti, mi fai perdere tempo. E poi, questo trucchietto di sempre. Prendere qualche secondo più. Via! Attenzione, ragazzi, non è soltanto a dove lo colpite, ma il frutto Wumpa perde dell'altro tempo. E quindi, per arrivare dico al cronometro, e quindi automaticamente avete anche quel millesimo di secondo in più. Addio, prova ottima. Adora. Grandissimo. Via, via. Grande. Grande, grande. Siamo in bolla, siamo in bolla. 20 secondi qui. Ho fatto di meglio, credo 17-18 il mio best time, ma va bene. Vai, 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 scatta. Cerchiamo di non perdere la Kuaku, perché eccolo qui, ancora prima del previsto. Dai, non rallentare. Questa era tosta, senza Kuaku. Questa velocità sicuramente non l'avremmo mai fatta. Quella non si può prendere, chiaramente. Ma va bene. Oddio, dovevo prenderlo perché poi poco dopo mi disattivava appunto la Kuaku. Va bene comunque, Dice il terzo nuovamente. Sì, questo è un platino abbastanza easy. Basta fare solo la prima parte. Chiaramente manco lui ci ferma.
fuck this shit. Give my platino. Motherfucker! Colpo per dire, non sclerare, stai calmo, stai. Cioè, non c'è bisogno, eh? Inutile che sorridi. Bene! Quando muoio fatti 59 secondi. E la madonna. Veramente noi avevamo preso la cazzo di gemma e sto livello di merda? Cerchiamo di rifare la magia come l'abbiamo fatto nel livello 28. Quindi gemma più reliquie. Proviamo, Ci provo. Che palle sti livelli, signori. Livelli più pallosi di sempre. Passa. Io lo so che è per la reliquia. Tanto mi serve l'oro, non il platino, quindi va bene. Ultimo di farlo. E... una cassa da qualche parte? No, però mi avrebbe dato un piccolo sprint che non ho preso. Poteva andare molto peggio per come si era messa. Va bene. Però facciamo andare bene. Vabbè. No! Ho sbagliato quello, eh. Sai che ora lo perdo. Però almeno le gemme prendiamola. Ok. Ok. Non so cosa è successo, ma mi va bene. Vai. Questo va sempre limitato per prendere questo. Quasi no, non è andato troppo. Dai. C'è una cassa. Anche me l'ha riportato. Vai ora. Due di casse. Uno. Due. E tre. Ok, la gemma ce l'abbiamo. Non so se abbiamo la reliquia d'oro. Spero di sì, mi rompo troppo i maroni. Forse era 1,28 di loro. Vediamo. Buono. Buono, non lo devo rifare. Mi piace sempre quando questo non lo devo rifare. Fantastico. Ok. Bene così. E quindi E tup. Ok. Dai, 23, do una veloce occhiata alla registrazione. Continuiamo. Ci siamo. Flaming Passion. E anche questo non dovrebbe essere nulla di che. Ora, sul precedente livello arabo ci ho fatto 18 miliardi di registrazioni. Spero di farcene molte in breve, però. Ci proviamo. No. Secondo tentativo. Cominciamo, eh. Ho sbagliato tra l'altro una marea di roba nel primo. Ma vabbè. Oh, ciao. Dai. Ok. Tutto. La regola del trovate un bersaglio. Questa è fighissima sta cosa. Vi trovate un bersaglio e lo aspettate mai. Ma proprio mai in Crash, eh? E cercate sempre di evitarlo. Non voglio perdere la quapo. Che più avanti c'è il terzo. No. Ma dai, signori. Fanculo, cretino. Questo si può uccidere dalla finestra stessa. Ma capite bene che devo correre. Non so se l'ho mostrato. Forse no. Non l'ho mai mostrata quella cosa. Si può uccidere comunque dalla finestra roteando, semplicemente. Vai. Forse platino, signori. Forse platino. Oro. Va bene. Forse ho sbagliato. È nel tappeto. Non dovevo salire nel tappeto per sopravvivere tanto tempo. Anche nella roteata con la scimmia colleggiare. Sì. Ho sbagliato un po' di roba, in realtà. Va bene, dai. Andiamo avanti. 24. Ah, che bello. Mad Bombers. Guarda, non vedevo l'ora. Veramente non vedevo l'ora. Daddio, Mad Bombers.
ding, ding. Vale stessa identica idea di oddio, quello delle mongolfiere di poco. Prendete il palloncino quanto più vicino possibile e poi distruggete il massacrato. Però una volta io non ho visto da dove iniziare, quindi potrei averlo scacciato. Mi serve un attimo un po' di vita, ma hanno massacrato quelli stronzi. Dovevo arrivarci. Buona, 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 buona. Qua è vicinissimo, prendiamo subito. Tanto gli aerei si muovono, quindi il giro potrebbe variare su come colpirli. Sicuramente c'è un best way da fare, un miglior tragitto possibile. Vado abbastanza a caso perché non lo ricorderò mai nella vita. Grande. Grande, dov'è? Quindi è vicino, quindi è vicino. Credo che non ci arriviamo. Questo dovrò rifarlo tante volte solo perché sbaglierò sicuramente il timing degli aerei. Avete rotto marone, mi avete questo ucciso. Ho 14% di vita. Magari non si vede perché c'è la mia videocamera, ma è morto. Però ce l'ho fatto. Ma mi buttate giù! 12! 1,25 euro, boh. Forse no. Va bene, va bene Crash, va bene, e ritorniamo al discorso che avevo detto, non mi ricordo se nel precedente video o in quello prima ancora, sto ottenendo dei platini insperati e dove invece pensavo di ottenere il platino facilmente non li sto ottenendo. Il platino a livello 24, signori, è uno dei livelli più complessi, eh. Bug Light, va bene, andiamo avanti, non perdiamo troppo tempo. Bug Light vorremmo una piccola variazione, qui ci manca la gemma, ma prima prenderemo la reliquia. E sarà la nostra penultima reliquia, tra l'altro. Backlight è molto easy la reliquia, eh. E vi spiegherò dopo perché. Perché la voglio lasciare un po' come extra, ecco, mettiamola così. Ok. Ma buono, che è successo? Mi servi, mi servi. Diciamo che qui non abbiamo molta paura di finire la luce, ecco. Cazzo, ma davvero? Che timing di merda mi ha dato? Sì, vabbè, signori, ho perso 5 secondi. Ripeto, non me ne frega un cazzo del platino, però ho perso i 3 a cuoco così. Ah, no, lì ci sono... Vabbè, signori, ma quindi, porte? Avete deciso di rompermi la minchia? Cioè, che schifo? Scusami? Porte di merda? Va bene. Anche qui. Le casse queste qui, corazzate, danno sempre la mela. Ottimo, ottimo, ottimo. Stiamo andando relativamente bene, peccato per quelle porte. Quasi. Pure qui. Non qua, qui? Aspetta che non ricordo. No, mi sa di no. Buona. Ok. Ok. Ok, dai. Va bene, peccato per le porte, è oro. Sarebbe stato platino, eh. Ecco appunto, questo per me era un platino facile. E invece col cazzo mi attacco tantissimo. Ok, rientriamo e arriviamo fino a dove avete visto la gemma blu. Ok, facciamo un piccolo cut. Ah, scusami, sì, giusto. Bravo. Facciamo un piccolo cut adesso. Ok, signori, mi sono preso un attimo il checkpoint del terzo guagua a caso, va bene. Per tornare nella gemma blu. La particolarità del livello 25 con la gemma colorata, vi ricordate, la gemma blu l'abbiamo già presa, è che tutte e cinque le gemme sono presenti con un loro specifico percorso. E si deve completare tutte e cinque i percorsi per ottenere la gemma finale, in teoria. Grazie, questo qua, ecco, vedete, che è utile. Andiamo. Gemma verde, percorso con le nitro e le lance dal terreno. Qui facciamo attenzione, eh. Tutte le lance ti fregano facile. Poi, vabbè, abbastanza easy, nulla di complesso. Gemma viola. Tutto platforming con le piattaforme. Veramente easy, nulla di complesso. Anche perché
diciamo che doppio salto, roteata e velocità, è una bella accoppiata, ecco, per non morire nel platforming. Gemma gialla, e poi ci manca la rossa. Questa è probabilmente la più banale, quella con qualche fossa e gli amici frizzi che saltano qua nella bara con i chiodi intrappolati a merda. Gemma rossa, che non dovrebbe essere nulla in realtà, credo dovrebbe essere la gemma finale. Sì, esatto, un salto gigantesco alla fine. Gemma e super salto della Madonna. Vabbè. Benissimo, 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 benissimo. E questa era la gemma finale del livello 25. Adesso si va nel livello 30 e non prendiamo la reliquia, anche perché non potremmo. Rings of Power. Rings of Power è una corsa con gli aerei, è il livello più particolare di Crash probabilmente, è una cagata tremenda. Non lo prendiamo appunto, ma vinciamo la corsa e otteniamo tutte le casse. Tanto le casse, signori, sono... è bellissimo il livello delle casse. Cioè è tipo il livello degli aerei classici. Li puoi prendere per i cazzi tuoi quando ti pare. Perfetto. Sono già scazzata, quindi recuperiamo tutte le casse. Non penso di vincere già la porta, quindi va bene così. Lo posso provare. No, no, non ce l'ho. No, 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 no. Su, su! Mi fai girare i coglioni, però, eh. Mentre chiaramente per te la prima gemma è vincere la corsa con gli aerei. Vincere la prima corsa con gli aerei vuol dire che tu ad ogni anello dovresti fare la roteata per arrivare fino alla fine. Questo secondo me era un brutto preludio a Crash Team Racing. Già avevano l'idea, ma fortunatamente era ancora certa. Poi per carità, è uscito a quello che è per me un capolavoro dell'era PlayStation 1 Crash Team Racing. Ma sapete che forse riusciamo pure a vincere? Sono così scarti di aeroplanini, siamo già secondi, ma credo abbia scattato una quantità industriale di anelli prima. Probabilmente riusciamo comunque a vincere. Sarebbe alquanto triste e vergognoso, devo dire, aeroplanino. No! No, prendi! No! Sì! Primo! Vabbè, abbiamo recuperato la fine, signori! Doppia gemma! Buona, non mi andava molto di rifarlo, quindi mi va bene. Hai visto, Mattia? Numero 1. Bene, 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 bene. Quindi, doppia gemma. Oh! Scusate, mi ricordavo male. Controllo una cosa. 99%, 44 gemme su 44. So che mi manca la reliquia, attenzione, del livello 30. Manca solo la reliquia del livello 30, giusto? Ne abbiamo 29, sì, esatto. Ma ok, non so perché avevo quest'idea che Cortex andasse battuto tre volte. Va bene, piccola gaffe. Recuperiamo al volissimo la reliquia di Rings of Power. Banalmente, corsa con gli anelli. Cerchiamo di sprintare quanto possibile. E vabbè, teniamo un buon tempo. Cioè, una prova, secondo me. Un 3:44. Quando ho fatto? Non l'ho visto. Va bene. Sono spariti i tasti. Non era una gaffe. Cortex va battuto tre volte. Sono spariti i tasti perché appunto abbiamo la boss fight, e cioè Neo Cortex nuovamente. Che volete che vi dica, mi piace farsi picchiare. Eccolo qui. Ciao Cortex, mi hai veramente rotto il cazzo. Potevo saltarla, non so se avremmo saltato un dialogo, sapete, ottenendo l'oro, quindi ci sta. Sì, è vero, Bandicoot mi ha portato tutti i cristalli e le gemme. Il potere supremo mi appartiene, il mondo, come lo conosciamo, sta per finire. Ah, ok, questo era un dialogo appunto esclusivo per la seconda boss fight, perché abbiamo portato anche le gemme. La boss fight è identica, ve la salto, signori. Non c'è niente da vedere e vi allungherei solo il brodo.
Ok, eccoci qui con bomba. Boom! È battuto Cortex nuovamente. Parte un video conclusivo. No, non è possibile, no! Prigioniero del tempo di nuovo! Ah! Abbiamo distrutto appunto la macchina del tempo e sta inghiottendo tutto. La macchina risucchia tempo è esplosa. L'abbiamo scampata bella. Mamma mia, il doppiaggio. Dammi la maschera! Mi serve per dominare il mondo! Dai! Quelli sono Cortex piccolo e quello Entropy. Ricordate Entropy quando... Cioè, è Cortex... È difficile dire che cosa sia successo ai nostri nemici. Ma dubito che li vedremo per un bel pezzo. Fino a CTR. Quando sconfiggete Entropy, Cortex dice che nessuno saprà dominare più la macchina del tempo. E questa è la conseguenza, in realtà, che non sapendolo più come gestire, poi alla fine è esplosa, è risucchiato tutto e loro sono finiti dove sono finiti. Banalmente. Torniamo al menu, piccolo cut, sono solo titoli di coda. Ok, eccoci qui. E adesso siamo al 104% e non al 105%. Perché il gioco vuole appunto che abbiamo tutte le reliquie almeno d'oro. L'avevo detto già dalla prima puntata, da quando ho parlato già delle reliquie. Ne abbiamo, ricordo, 9 platino, 20 oro e un zaffiro. Prendiamo sto 21esimo platino. 1,344, 1,388 per 44 millesimi non l'ho fatto. Ovviamente non vi farò vedere la prova precedente, vi farò vedere l'oro, che spero sia questo. 1,344 era? Voglio morire, ho scazzato un anello prima. Terzo tentativo. Te lo ridico. Beh, l'ultimo tentativo, il secondo l'ho sbagliato perché ho scazzato un anello. Proprio alla fine, tra l'altro. Il primo perché ha preso qualche nitro. E le nitro non ti danneggiano, non ti fanno perdere vite, ma ti rallentano. Quindi cerchiamo di non parlare. Andando da Dio. Anche il secondo tentativo, ma ha scazzato tipo il 27esimo anello. Dai, 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 che stiamo andando relativamente bene. Chiaramente dovete rodeare con gli anelli. O quasi tutti. Cercate chiaramente di tenere anche la strada, se no succede. Non perdete l'anello per andare troppo veloci. Sono scazzato. Perché stavo andando troppo veloce. 57, vuoi vedere che addirittura becchiamo il platino? Siamo 6 secondi sotto loro. 5,5 più o meno. No, loro. Qua il platino è veramente prontissimo, signori. Bene. Abbiamo le nostre 30 reliquie. Platino, oro. 9 platino, abbiamo visto, e 21 oro. Nessun zaffiro, importantissimo. Tra l'altro, vedete, adesso ci dà i tempi del platino dopo aver sconfitto per la seconda volta Cortex. 33 secondi e 32. 1, 44 e 48. Adesso per 3 secondi quello abbiamo missato, eh. Non sono tanti. E ora c'è la più attesa di Crash Bandicoot. 3 Warped. Davanti al salvataggio. Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Ma sei pazzo? Togliti. Fermo. Gemma. Ma che artificio? Po. 105%. Vai, il salvataggio di backup direi che non serve. E olè, siamo arrivati al nostro 105%. Ma vi avevo promesso un segreto a inizio video. In realtà ne ho 3. Ci ho pensato dopo. Facciamo 3 cut e ci vediamo ogni singolo cut. Allora, signori, siamo nel livello 1
Ok? Intanto vi faccio vedere sta cosa bellissima che non vi ho mai fatto vedere. Il pollo lo mangiate, quindi non fate gli stronzi. Cut. E all'altezza di questa casa c'è Crash Findo che balla. Non chiedetemi perché, ma c'è Crash Findo che balla. Secondo segreto, secondo cut. E siamo a livello 5 invece. E eccolo qui, ancora lui, Crash Findo che balla, che lo potete ammirare in tutto il suo splendore da vicino, con i denti tutti sgorbi. Crash Findo, ancora lui. Questo si può ottenere al 102%. Lo potete già vedere. Quello di livello 1 non ricordo la percentuale, ma ve lo recupero. Terzo segreto. E il terzo segreto è nel menu principale del gioco. Si può fare sin dall'inizio, non serve giocarci. E è una sequenza di codici, un trucco, i cosiddetti trucchi di PlayStation 1, che va digitato. Ve lo metterò anche su schermo, ma ve lo dico pure. Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, quadrato. E apparirà una quarta scritta. Ed è la demo di Spyro the Dragon. Ah, è un episodio crossover? Ah, che bello. The Adventure Begin. E ci troviamo nel primo mondo, il mondo degli artigiani di Spyro the Dragon. Ciao Nestor. È in inglese ovviamente, ragazzi. È solo in inglese, ma cazzo, non posso saltare il dialogo, davvero? What about me? Abbiamo cambiato gioco. E abbiamo cambiato gioco così a caso. E questo è Spyro the Dragon, che era anche un piccolo assaggio, come potete vedere. Sono relativamente avvezzo anche Spyro the Dragon, più o meno. Con i vari livelli c'è tutta la primaria totalmente esplorabile. Ah cazzo, no, era sul con... era nel 2 che col triangolo facevi il saltello. Questo ci devi proprio arrivare. Meno male che ero avvezzo, Piro? Piro, dai, non mi far fare figura di me. Grazie. Bene, bene. E chiaramente non mi ricordo come cazzo si poteva tornare indietro, signori. E non mi ricordo, credo dovevate riavviare la PlayStation, quindi va bene così. E fa ridere che questo era Crash Bandicoot 3 Warped con Spyro. E credo abbiamo veramente sviscerato la qualsiasi. Ho fatto vedere tutto il possibile di Crash Bandicoot 3 Warped, tutti i segreti possibili, mancavano solo le reliquie di Platinum, va bene così. E probabilmente verrà lanciato un sondaggio poco dopo, qualche giorno dopo della fine di Crash Bandicoot 3 Warped, quindi dopo questo video, se vorrete vedere la serie di Spyro the Dragon sul canale, e sarà fatto allo stesso identico modo di Crash Bandicoot 3 Warped, quindi road to 120%, e Spyro stavolta è 120 veramente, come dissi nella mia puntata di Crash. Nient'altro, signori, con Spyro nella puntata di Crash, alla prossima, bye bye. Ovviamente il voto di Crash Bandicoot 3 Warped è 10 per me, pare chiaro.